Siamo in diretta dal Salone del Libro per il Book Blog e siamo in compagnia di Paola Mastrocola e di Marco Missiroli, che ci hanno parlato di Facebook. Volevamo fare una domanda rivolta ad entrambi: se ci sono dei consigli per uscire dalla chiusura di Facebook, per abbattere le barriere della chiusura delle persone. Per esempio, noi su Facebook chiediamo l'amicizia a qualcuno che magari neanche salutiamo poi il mattino dopo. È vero, ti sei già dato la risposta. Io direi quindi sì, di usare Facebook se è uno strumento utile, se ad esempio non trovate una persona al telefono per comunicare, ma non per vivere, cioè non che Facebook sostituisca il rapporto da vicino, il fatto di fare una passeggiata con un amico o di parlarsi veramente, perché io temo che questa enorme connessione perpetua, chiacchiera continua, scrittura digitale non sia una vera espressione di sé e non, alla fine poi non comunichi nulla e ci lasci tutti enormemente soli. Quindi benissimo Facebook, Twitter, quello che vuoi come strumento, ma non come modo di vivere. Sai, c'è gente che torna a casa, anche adulti, tornano a casa dal lavoro, non guardano neanche più tanto moglie e figli, si chiudono, aprono lo schermo e chattano per tutta la sera fino a mezzanotte. Allora, questo mi mette un pochino di angoscia. Sono d'accordissimo con Paola, nel senso che la sostituzione della vita vera con Facebook è qualcosa di malato. Se rimane come funzione e come recuperare gli amici che non si vedevano più in un modo così, allora va bene, tipo i vecchi compagni di scuola. Ma quando diventa sostituzione della possibilità di un incontro, di un azzardo emotivo, molte volte si va da una ragazza e se molto timidi si dice ciao, mi piace, oppure da un amico ciao, sai da quant'è che non ti vedo. E se sostituisce questo perché lo si fa tranquillamente a casa, non va più bene. Al cuore manca qualcosa, è un'intermittenza, per cui no, mi piacerebbe fosse solo una funzione e nient'altro. Grazie. Allora, avrei una domanda rivolta a Paola Mastrocola. Cosa ne pensa lei del rapporto tra studenti e insegnanti su Facebook? Perché certe volte capita che qualche studente chieda l'amicizia all'insegnante e l'insegnante l'accetti e quindi magari ci si mette a chattare con lo studente, magari si abbattono dei rapporti di rispetto nei confronti dell'insegnante. Avviene. Ma non ci posso credere. Sono totalmente contraria. Non deve esistere una cosa così, perché allora i genitori devono fare i genitori, gli insegnanti devono fare gli insegnanti, gli amici devono fare gli amici, i fidanzati devono fare i fidanzati, cioè ripristiniamo alcuni ruoli, perché se l'insegnante... Ora, però cerchiamo di capirci, quando io dico questo non voglio dire che io odio i miei allievi, io li adoro i miei allievi, ma sono la loro insegnante, quindi sono amica, sì, amica in modo generico, ma non sono la loro insegnante, ok? Quindi assolutamente mai da me avranno una cosa simile, però poi ognuno faccia quel che crede, se mi chiedi un parere, assolutamente contraria. Grazie. Allora, un'ultima domanda rivolta a Marco Missiroli. Se ci può dare dei consigli per magari giovani scrittori che vogliono stendere un libro? Avere un'idea e quell'idea lì tenerla in testa fin quando o va via da sola, allora non era una buona idea, oppure vi tormenta a tal punto che vi costringe a scriverla. E come un viaggio in treno, fissarsi la stagione, la stazione di partenza, quella finale e quella nel centrale. Alcuni scrittori non lo sanno dove arriveranno, per cui almeno però la stazione di mezzo memorizzarla e cercare di arrivare fin lì. Poi tutto e soprattutto avere metodo. Ogni giorno mettersi a fare anche due righe. Alcuni non sono così, io lo sono così. Tutti i giorni una pagina. Perfetto, grazie mille, qui dal Book Blog è tutto.